Salve, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Questa volta la nostra notizia del giorno ve la porto direttamente nella mia umile stanza da letto, dove riposa le mie membra per portare nuove novità e nuove idee al mio canale Opinione di Luzio. E qui l'angolo oscuro, l'angolo diciamo di luce, quello che poi voi interpretate meglio in base alle vostre opinioni su quello che io faccio nel mio canale, se è oscuro oppure dà una luce a questo YouTube. Logicamente con Opinione di Luzio oggi vi voglio portare un risalto, quella che è una notizione. Cioè ragazzi, si parla sempre di manovre politiche economiche per riscattare successo, per riscattarsi da questa cazzo di crisi, ok? Non si ritrova mai il risalto. Allora io quello che vi voglio portare alla luce non è l'IMU, o non è magari il minimo incentivo per la rottamazione, non è mica diciamo lo smembramento delle province, oppure diciamo la diminuzione di uno stipendio di un politico, che si crea più economia o comunque sia, quella è solo sete di giustizia, o sete di una parvenza di far sì che si crea un principio di economicità in tutte le classi, anche quelle che risultavano intoccabili. Quello che io vi voglio risultare, vi voglio portare a gran voce, che forse Beppe Grillo magari gli potrebbe far comodo se lo vuole mettere come punto fermo per il nuovo governo, ma che lo deve portare poi anche all'Unione Europea, perché qui si tratta di una battaglia che deve essere portata a furor di popoli, insomma, uniti e coesi, che è quello dato dal fatto che le lobby politiche oramai sono soggiogate da quelle che sono le lobby economiche, che hanno sempre finanziato, sovvenzionato attraverso tangenti contro tangenti, corruzioni contro corruzioni, a far sì che loro si ingrassassero, ma al tempo stesso pensavano alla classe politica, ahimè, che potessero continuare a proliferare in prosperità per sempre, in eternità. Questo non è accaduto. Purtroppo le lobby economiche hanno scelto di ingrassare altre classi politiche, di economie emergenti, vediamo nel mondo latinoamericano il Brasile, vediamo nel mondo asiatico la Cina, l'India, Taiwan e quant'altro. Questo notiamo, ragazzi. Allora cosa vi dico io? Allora io vi dico, tutte queste multinazionali, tutte queste aziende, Fiat compresa, quella che è, ok? Non mi importa, dove c'è economicità nel delocalizzare i stabilimenti produttivi e rendere l'italiano, l'europeo disoccupato, per far sì che il costo del lavoro, comunque sia la produzione, sia a un minor costo per creare un prodotto da consumare in Europa, io dico, a me mi sta bene, ok? Mi sta bene, usiamo l'operaio cinese, però io dico, questa macchina, questo elettrodomestico, questa carta igienica, questa Coca-Cola viene consumata tutta interamente in Cina e finisce lì il suo sviluppo, diciamo, di consumo e di produzione, oppure deve essere anche canalizzato in Europa? Allora io dico, tutte queste aziende che vogliono il mercato europeo, ma stanno proliferando a livello produttivo in altri mercati, io ti dico allora, mia grande azienda Coca-Cola o quello che è Electrolux, Indesit, Fiat, contro Fiat, Chrysler, Renault, quello che è, avete costruito altri stabilimenti. Io dico, l'utile che avete creato in Cina, grazie all'operaio cinese che vi lavora a 50 euro al mese, lo stabilimento produttivo che la classe politica vi dice pagate 4 tasse, giusto? Create un utile. Allora io dico, perché dovete ingrassare la politica cinese? Se voi volete ingrassare alla politica cinese, esaurite anche tutto il ciclo produttivo col consumo interno attraverso la Repubblica Cinese. Vi danno la possibilità di produrre a basso costo se consumano quello che avete prodotto. No, se vi serve il nostro reddito per consumare i vostri prodotti perché avete bisogno in qualche modo di campare grazie alle nostre capacità, io dico no, lo Stato italiano, l'Europa vi dice no, perché il cittadino italiano non può essere sfruttato, ha capito, a proprio uso e consumo delle lobby economiche, perché se io pago le tasse allo Stato gli devo dire che coloro che inseriscono i nostri prodotti devono anche cercare, se non possono produrci lavoro o comunque sia tutto quello che guadagnano nei paesi che possono essere dei paradisi artificiali o dei paradisi idilliaci per lo schiavitù del lavoro, allora dici l'utile che stai lì, il 50% va al cinese e il 50% lo ridistribuisci allo Stato, che poi sarà lei a canalizzarlo per creare altre realtà economiche in Italia, che chi ha più capacità e più meritocrazia gli verranno assegnate per creare
nuove forze di lavoro occupate in Italia. Non mi sta bene che il prodotto che naturalmente è di consumo europeo o italiano venga prodotto in Cina per poi venire venduto da noi e il gap economico di plus valore che si crea rimane in tasca della multinazionale che crea benessere nei paradisi artificiali offshore. E no, così noi cosa facciamo? Sfruttati e rimaniamo sempre più sfruttati. Non andiamo bene più come lavoratori, come era la classe operaia descritta negli anni 60, ma però andiamo sempre bene come consumatori. No, il cittadino italiano, lo Stato, se io pago le tasse, deve dire no, volete introdurre nel mercato i vostri prodotti grazie a quello che vi crea il cinese, quello che vi crea l'indiano, quello che vi crea il pakistano. No, allora voi metà di quegli utili ce li fate vedere sul 740 e devono essere reinvestiti nel mondo in cui create i vostri consumi, il bisogno dei vostri consumi, dei vostri prodotti, se no la vostra carta igienica ve la fate utilizzare dal vostro popolo cinese. Sono in tanti, se dovranno pulire il culo gliela vendete a quanto vi pare, se non hanno i soldi cazzi vostri ragazzi. Benvenuti su Pino di Luzzo, un risalto, una nuova notizia. Vado a dormire ragazzi, buonanotte. Grande.